Ci piace pensare alla pietà come un punto di partenza, come un incipit biblico. In principio ci fu Anna Frank e insieme a lei un numero compreso tra i 5 e i 6 milioni di ebrei. In 12 anni, dal 33 al 45, i tedeschi li confinarono in ghetti, li deportarono in campi di concentramento e li sterminarono nelle camere a gas. Un'anticreazione. La nostra Bibbia inizia con una distruzione. Ma la pietà è intrinseca tra la distruzione, è qualcosa di conseguenzialmente necessario. L'uomo del dopo distruzione si trova indissolubilmente legato a ciò che era prima di lui, perché lo ha vissuto, lo hanno vissuto suo padre e sua madre, i suoi fratelli, i suoi amici. Il ricordo è vivo, si perpetua, si tramanda nella forma della pietà. Ma la pietà riguarda solo chi ha un essere di carne e sangue davanti a sé. Negli anni, gli esseri di carne e sangue se ne vanno, lasciando solo i loro ricordi. L'uomo della seconda e terza generazione ha in mano solo ricordi altrui. Sono memorie private, individuali, familiari, che gli sono state tramandate e lui le riceve in eredità senza sapere bene cosa farne. Così, per evitare il silenzio, rende universali queste memorie e istituisce una solenne giornata solo per loro. Come per gridare al mondo o a se stesso che nulla verrà mai dimenticato finché vi saranno i musei e le giornate. La memoria della Shoah tende così a congelarsi tra una memoria trauma, sempre meno comunicabile quanto più ci si allontana dall'evento, e una memoria dovere, sempre più retorica, astratta e ripetitiva. L'ufficializzazione sterile non è la risposta al problema, anzi, rischia di essere la risposta sbagliata. In questa memoria museificata compare quindi qualcuno, un barbaro appunto, che propone di buttare via tutto. Non in modo palese, ovviamente, no. La cultura della memoria ha una portata troppo grande per essere gettata al vento, è dominatrice e condanna ogni forma di negazionismo forte della sua giornata. Semplicemente accetta di inserirla nei programmi ministeriali, di dedicare un minuto di silenzio il 27 gennaio, al più di ripetere quanto sia importante ricordare per non dimenticare. In realtà ha già deciso che il passato è, appunto, passato. La terza generazione, che vuole essere affetta da amnesia, trova in questa stessa amnesia il limite della sua azione. Ogni volta che il barbaro si trova ad un bivio e deve scegliere quale strada imboccare, non ha gli strumenti per decidere. È appena nato, non ha esperienza, imbocca una delle due vie in modo casuale e poi si ritrova in un vicolo cieco. Serve la memoria per perseguire l'avanzare tanto desiderato dai barbari. Essa non deve, però, essere soffocante. Le colonne del Tempio greco non possono ritornare a Tempio greco, nessuno nel XXI secolo potrebbe viverci. Prendiamole e facciamone un'altra abitazione, che parli di noi a partire da quello che siamo già stati e possa accogliere nuova vita.
Il Verzetsmuseum, o Museo della Resistenza di Amsterdam, propone memoria della Seconda Guerra Mondiale, in particolare dell'occupazione nazista dell'Olanda negli anni dal 1940 al 1945, e illustra tutte le forme di opposizione e di resistenza degli olandesi. Gli scioperi di protesta, la falsificazione dei documenti, l'aiuto dato ai clandestini, la stampa clandestina, la resistenza armata, lo spionaggio. Una sezione separata ripercorre la storia delle Indie olandesi, ex colonia dei Paesi Bassi e attuale Indonesia, dove la popolazione soffrì invece l'occupazione giapponese. La storia del museo ebbe inizio nel 1984, quando fu allestita la prima collezione allo scopo di far conoscere le vicende relative alla resistenza olandese in una sinagoga in disuso nella Lekstraat. Per la fine del 2013 è previsto un ulteriore ampliamento del museo, con l'aggiunta di una sala dedicata ai bambini. Il museo non si limita a riproporre la storia della resistenza, ma offre ai visitatori soprattutto un'impressione degli ambienti in cui essa nacque, mostrandone gli sviluppi graduali in un'atmosfera che si faceva sempre più minacciosa. Non ci sono storie di eroi o di antieroi, ma di gente comune che in periodi di scarsità e di oppressione si trovò ad affrontare situazioni tragiche e fu costretta a compiere delle scelte. Vicende personali, drammatiche o commoventi, ripropongono ai visitatori i dilemmi che la gente dovette affrontare negli anni del conflitto e dell'occupazione nazista, spesso presentati in forma di domande proiettate sul pavimento. Nel museo memoriale, i giusti, gli aiutanti, la resistenza emergono come possibilità di scelta, ma accanto a tutte le forme di opposizione, il museo è testimonianza soprattutto della vita della popolazione olandese comune. L'itinerario principale presenta la realtà vissuta in quegli anni dalla maggior parte degli olandesi, mentre le aree espositive di approfondimento sono dedicate a specifici gruppi della popolazione e a determinati temi. Il Museo della Resistenza si rivolge a un pubblico molto vasto e internazionale. Le audioguide individuali permettono infatti di seguire in tutte le lingue il percorso espositivo e di scegliere i momenti di approfondimento e riflessione. Il museo muove alla comprensione razionale più che all'estemporanea emozione. Infatti mantiene volutamente nel visitatore distanza critica senza produrre catarsi. Gli spiragli, i pannelli dispiegabili e i cassetti apribili offrono occasioni di immedesimazione, ma per trovare, nel drammatico clima dell'epoca, i dilemmi, le ragioni, le motivazioni. Attualmente sono ancora molti gli edifici e i monumenti che ricordano il passato ebraico di Amsterdam, come la sinagoga portoghese o il complesso delle quattro sinagoghe degli ebrei ashkenaziti, che ora ospita il Joods Historisch Museum e l'antico teatro Hollandse Schouwburg. I primi ebrei raggiunsero l'Olanda intorno al 1600. Inizialmente provenivano dalla Spagna e dal Portogallo, i sefarditi, seguiti da grandi ondate migratorie di ebrei dalla Germania e dall'Europa orientale, gli ashkenaziti. Ad Amsterdam non erano costretti a indossare nessun segno di riconoscimento o a vivere confinati in ghetti e nel 1796, sulla scia degli ideali della rivoluzione francese, agli ebrei furono riconosciuti i diritti dell'uomo e del cittadino. Nell'antico quartiere ebraico Jodenburt sorgevano le principali sinagoghe e i mercati tipici. Durante l'occupazione nazista della città, tra il 1940 e il 1945, 3.000 ebrei furono deportati e uccisi nei campi di concentramento. Tuttavia, queste strade sono ancora dense di riferimenti alla ricca cultura ebraica che si sviluppò nella capitale a partire dal XVII secolo. Il Joods Historic Museum è stato allestito dal 1987 nel complesso delle quattro sinagoghe degli ebrei ashkenaziti, risalente al XVII e XVIII secolo, e si trova nei pressi di Waterloo Plain,
in quello che era un tempo il quartiere ebraico, vicino alla sinagoga portoghese. Il percorso all'interno del museo inizia dalla nuova sinagoga, che offre un'immagine delle principali caratteristiche dell'identità ebraica e del suo influsso sulla cultura olandese. Nella Grote Sinagoge del XVII secolo, la sinagoga pubblica più antica dell'Europa occidentale, si possono trovare i tipici oggetti cerimoniali, manufatti in argento, pinnacoli, candelabri, menorah, baldacchini e tallit. Gli oggetti attualmente esposti sono circa 50.000. Nel 1675, quando la sinagoga portoghese fu ultimata, non conosceva eguali al mondo, grazie alle sue notevoli dimensioni. Gli interni e l'esterno dell'edificio sono cambiati ben poco da quando ha iniziato a servire la comunità. Ad esempio, la sinagoga non utilizza ancora l'elettricità. Infatti, le cerimonie vengono tuttora illuminate dalle candele dei lampadari del XVII secolo. I pregevoli interni possono essere visitati ogni giorno, ad eccezione del sabato e delle festività ebraiche. L'Homo Monument è un memoriale creato per commemorare tutti i gay e le lesbiche soggetti a persecuzioni a causa del loro orientamento sessuale, e non solo quindi gli omosessuali vittime del sistema concentrazionario nazista, pur calcolati fra le 5.000 e le 15.000 persone. La sua costruzione fu richiesta nel maggio 1979 dal Movimento di Liberazione Omosessuale Olandese con il supporto di altri gruppi nazionali. Il monumento fu inaugurato il 5 settembre 1987 ed è composto da 3 grandi triangoli di granito rosa disposti sul terreno in maniera da formare un ulteriore triangolo più grande, situato sulla riva del canale Kaisersgracht, vicino alla storica chiesa di Westerkerk. Sull'estremità che punta verso la casa di Anne Frank è inciso un verso di una poesia del poeta olandese ed ebreo, forse gay, Jacob Israel de Haan. In italiano, un infinito desiderio di amicizia. L'Anne Frank House è una casa museo di Amsterdam aperta al pubblico il 3 maggio 1960. Essa fu in parte l'abitazione dove fu nascosta dal 1942 al 1944 la giovane ebrea tedesca Anne Frank e la sua famiglia assieme a Van Daan durante l'occupazione nazista nei Paesi Bassi. Dopo la guerra, l'edificio in Prinsengracht 263 e quelli confinanti versavano in pessime condizioni. Otto Frank, padre di Anne e unico sopravvissuto, non poteva rassegnarsi alla demolizione della casa, ma per problemi economici fu costretto a venderla e la distruzione sembrava imminente. La svolta avvenne nel 1957, quando un comitato di importanti cittadini di Amsterdam, esponenti del mondo della scienza e della cultura, lanciò l'iniziativa di salvarla. L'alloggio segreto è stato mantenuto nel suo assetto originale. Vi si accede, come Anne descriveva nel suo diario, dalla libreria girevole che assicurava la segretezza dell'alloggio. Un secondo spazio museale è dedicato interamente all'esposizione del famoso diario originale con la copertina rossa a quadretti. Un ultimo ambiente ospita il progetto Free to Choose, ideato per far riflettere sul senso e sull'importanza dei diritti fondamentali. In una serie di cortometraggi, Free to Choose presenta esempi problematici di applicazione e rispetto dei diritti, quando questi si scontrano o entrano in conflitto con l'ordinamento giuridico degli stati democratici. Alla fine di ogni filmato viene posta una domanda, a cui il visitatore può rispondere esprimendo la propria opinione. Free to Choose è forse lo spazio che più di tutti rappresenta le finalità educative che la Fondazione mira a perseguire. La casa di Anne Frank non intende infatti limitarsi a ricordare la vicenda di Anne informando il visitatore, ma vuole incontrarlo, dialogare con lui, essere una fonte di riflessione, ma anche di dubbio e dilemma, stimolandolo a riflettere e a prendere posizione personale su alcune situazioni controverse della nostra attualità. Il progetto finanziato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, a cui abbiamo partecipato, rientra in questo orizzonte di sensibilizzazione ed educazione. Dopo la visita della casa e la partecipazione a Free to Choose, siamo stati coinvolti in 2 pomeriggi di attività di formazione e discussione all'interno del percorso In the Footsteps of Memory.
la visione di video, l'analisi critica di immagini e la discussione e comparazione di varie tipologie di memoriali hanno fatto maturare in noi la consapevolezza che ciò che noi siamo è il frutto dell'elaborazione che siamo stati capaci di fare della nostra storia. È proprio questo il senso e lo scopo della memoria, e in ciò può consistere la funzione memoriale del museo, che deve oggi sostituire, almeno in parte, la monumentalità memoriale dei luoghi. Thank you.
Berlino 1933. Hitler è appena stato eletto cancelliere. Centinaia di tedeschi marciano per le strade di Berlino sotto l'insegna della svastica. La porta di Brandenburg è diventata l'arco di trionfo della nuova Germania, coesa, nazionalsocialista e ariana. Dopo la guerra, alla necessità di ricostruire dalle macerie ciò che restava di una Berlino distrutta, si è accompagnata quella di non dimenticare gli effetti che il rimbombo di quei passi ha portato con sé, tra cui 6 milioni di ebrei assassinati dentro e fuori i campi di sterminio. Così nasce il progetto per un grande memoriale della Shoah nel cuore della città, accanto al Reichstag e a quella stessa porta di Brandenburgo, che pochi decenni prima aveva visto sfilare sotto di sé i corteo nazisti. I lavori, dopo 10 anni di polemiche e discussioni, iniziano nel 1999 su progetto dell'architetto Peter Eisenman. Il memoriale è costituito da 2711 steli in calcestruzzo, che occupano un'area di 19.000 metri quadrati, sotto la quale è collocato un complesso di 5 sale. Nella prima stanza, una grande linea del tempo ripercorre attraverso la fotografia le fasi che, in un crescendo di orrori, hanno realizzato il progetto genocidiario del nazionalsocialismo. La seconda stanza raccoglie le testimonianze di 15 vittime che, in lettere e diari, raccontano il trauma della deportazione. Tra queste, la scrittrice olandese Etty Hillesum, in una cartolina scivolata fuori dal treno che dal campo di Westerbork la portava ad Auschwitz. Abbiamo lasciato il campo cantando. Altre storie proseguono nella sala delle famiglie, dove il punto di vista non è più individuale, ma di vita collettiva. 15 famiglie ebree di tutta l'Europa, la maggior parte delle quali non sopravvisse alla guerra, raccontano la loro vita e destino con testi, immagini e video. I luoghi dello sterminio, dai ghetti ai campi, erano infatti sparsi in tutta Europa, come viene illustrato nell'ultima sala. Per raggiungerla bisogna passare attraverso la sala dei nomi, dove sulle pareti scure appaiono i nomi delle vittime della Shoah, accompagnati dalla data di nascita e da quella di morte, se conosciuta. Una voce racconta le storie di ognuno, per ascoltarle tutte occorrerebbero più di 6 anni. All'immensità di questo tempo si ricollega a quella dello spazio esterno, dove la distesa di lapidi inghiotte l'osservatore in un labirinto claustrofobico di cemento, che ricorda sia la freddezza razionalizzata dei lager, sia l'eternità della memoria rappresentata da quelle pietre che nei cimiteri ebraici significano il ricordo. L'effetto di disorientamento è acuito dalla diversa altezza delle lapidi e dal suolo non livellato. Chi lo attraversa può così immedesimarsi nelle coscienze sconvolte di chi ha davvero vissuto l'insensatezza di fondo del puro razionale progetto nazista. Il 6 aprile 1933 l'ufficio della stampa e della propaganda dell'Associazione Studentesca della Germania proclamò un'azione contro lo spirito non tedesco per effettuare una pulizia della cultura tedesca usando il fuoco. Così, il 10 maggio 1933, gli studenti, nella maggior parte delle città universitarie, bruciarono più di 25.000 volumi ritenuti non tedeschi. Professori, rettori e studenti furono radunati alla presenza delle autorità naziste per assistere al rogo dei libri non desiderati, gettati dentro i falò, in un'atmosfera di gioia e tripudio alla presenza perfino di orchestre. Il più grande rogo avvenne a Berlino, dove circa 40.000 persone si riunirono nell'Opernplatz
per ascoltare un discorso di Goebbels, che incitava al rogo dei libri. Furono dati alle fiamme le opere marxiste e pacifiste, quelle di scrittori come Bertolt Brecht o Thomas Mann, e degli autori ebraici da Albert Einstein a Sigmund Freud. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Per ricordare il terribile accaduto, l'israelita Misha Ullman, nel 2008, realizzò nella Bebelplatz berlinese, l'originaria Opernplatz, un memoriale costituito da una lastra di cristallo sotto la quale si apre una biblioteca di 50 metri quadrati, con gli scaffali completamente vuoti. Vicino al memoriale c'è una targa con incisi due versi di Heinrich Heine, là dove si bruciano i libri si finisce con bruciare anche gli uomini. Tale iscrizione, insieme agli scaffali vuoti della biblioteca, sono simbolo del progetto di arianizzazione nazista e della Shoah. Il rogo dei libri, per distruggere l'antica cultura contaminata dal giudaismo, è preludio dell'eliminazione di ogni diversità e del seguente sterminio. Quando il memoriale fu costruito e poi inaugurato, risultò subito di grande effetto e ancora oggi, nel giorno che ricorda il tragico evento, 10 maggio, è luogo di varie manifestazioni commemorative. Quest'anno, per esempio, sono state posizionate sedie di diverso colore per la piazza e su ogni sedia era presente la copia di un libro che nel 1933 era andato in fiamme. La nostra reazione davanti a questo memoriale è stata dapprima di spaesamento per il suo carattere abbastanza insolito. Infatti il luogo si apre su una biblioteca bianca e vuota, sotterranea e quasi radicata nella terra, illuminata da una luce bianca che le conferisce un'aura intangibile ed eterna. Poi siamo stati coinvolti in quel senso di vuoto e di desolazione e abbiamo compreso. Le persone, private anche della cultura, sono denudate e svuotate proprio come quegli scaffali. Il memoriale ricorda un luogo centrale per la storia tedesca e per la Shoah. Tra il 1933 e il 1945 in quest'area erano situati la Polizia Segreta di Stato, il carcere della Gestapo, l'Ufficio di Sicurezza del Reich e il Comando Generale delle SS, ovvero il sistema del terrore nazista, finalizzato alla persecuzione dei dissidenti politici e poi al genocidio. Riscoperto il significato storico del luogo alla fine degli anni 70, nel 1987 fu progettata la prima esposizione del sito e tramite scavi effettuati nel 1989, in collaborazione con i ricercatori del DDR, furono riportate alla luce le celle sotterranee della Gestapo, dove molti prigionieri politici venivano torturati, interrogati e uccisi. Il sito fu poi trasformato in un memoriale ed esposizione open air, protetto dagli agenti atmosferici con una lunga tettoia. Nel 1992, dopo la riunificazione della Germania, fu indetto un concorso per la progettazione di una struttura espositiva permanente, vinto dall'architetto Peter Zumthor. Tuttavia la costruzione venne interrotta per problemi finanziari e poi demolita nel 2004. Nel giugno 2005 fu indetto un nuovo bando di progettazione che premiò l'idea degli architetti Ursula Wilms e Heinz Hallmann. Il nuovo centro di documentazione fu inaugurato il 6 maggio 2010 dal presidente della Repubblica Federale Horst Köhler, in occasione del 65° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio è collocato in un luogo molto suggestivo. Sopra i resti delle carceri della Gestapo sorge un pezzo consistente del Muro di Berlino, monumento protetto dal 1990. Dietro a questo poi si intravedono le nuove costruzioni di Potsdamer, simbolo della recente riunificata Berlino. La storia della città, e con essa dell'Europa, si trova così visibile e sedimentata in quelle sovrapposte stratificazioni di pietre, muri e costruzioni. Attorno al museo vi è una grande spianata di sassi che alludono forse al ricordo nella cultura ebraica. Il percorso espositivo interno è finalizzato all'esposizione e documentazione dell'ascesa del nazismo e del suo terrore, dal Mein Kampf ad Auschwitz, con un appendice anche sui processi del dopoguerra. L'edificio ospita tre esposizioni permanenti, un ricco programma di mostre speciali e temporanee,
una grande biblioteca di 27.000 libri e un centro per i musei della memoria che fornisce consulenza sia nazionale che internazionale. Il memoriale ha un forte valore educativo e didattico e si presenta con uno spazio storico-culturale di grande importanza, proprio perché è costruito come memoria di quel luogo originario e inquietante che ha volutamente mantenuto nel sospetto aspro ed essenziale. Obiettivo del museo, ci è parso, è muovere le nuove generazioni verso il senso e lo studio della storia e permettere alle terze generazioni, coloro che non hanno vissuto quelle vicende e che non possono più nemmeno sentirle raccontare da testimoni, un approccio diretto con le fonti e i documenti di un'epoca che è per noi sempre più distante. E questa è una memoria che si inscrive nel luogo, in quelle pietre che ancora possono portare traccia della storia e raccontarla. Il Museo Ebraico di Berlino fu realizzato dall'architetto naturalizzato statunitense, ma di origini polacco-ebraiche, Daniel Libeskind. Inaugurato nel 2001, rappresenta il più originale e moderno esempio di museo dedicato alla storia ebraica. Ospita una collezione permanente e varie esposizioni temporanee che raccontano due millenni di storia degli ebrei in Germania. Negli anni 30 il museo aveva sede in Oranienburger Strasse, ma venne chiuso nel 1938 dal regime nazista. Negli anni 70 venne promosso un progetto di realizzazione di una struttura stabile, terminata nel 1999 su progetto di Libeskind. Il museo è situato nella Lindenstrasse e non ricopre quindi alcuno spazio autentico o simbolico, altro esempio di luogo di memoria piuttosto che memoria di luogo. Esternamente dall'alto è possibile riconoscerlo per la forma che ricorda una saeta, ma anche una cicatrice, una ferita aperta nella storia di tutti. Si tratta di un motivo ricorrente anche lungo le pareti interne, con fessure o finestre di questa forma. Il museo è un volume introverso, non ha un'entrata diretta dall'esterno. Per accedervi bisogna passare dal vecchio edificio, essere inghiottiti da uno squarcio e scendere. A questo punto ci si trova di fronte ai tre percorsi che simboleggiano i diversi destini del popolo ebraico. Quello drammatico dell'Olocausto interseca le due strade che conducono rispettivamente verso il giardino di Eta Hoffman, che simboleggia l'esilio, e alla Scala, che rappresenta la continuità della storia del popolo ebraico e la speranza. L'intersezione sta a significare che l'Olocausto riguarda sia la storia di chi si è salvato attraverso l'esilio, sia la storia di chi, sebbene ebreo, non ha vissuto in prima persona la Shoah. Prendendo la via dell'esilio, cioè la non vita, si giunge, accompagnati dalle scritte sui muri che ricordano i principali luoghi di emigrazioni, al giardino dell'esilio. Qui la pavimentazione regolare ed enormi blocchi di cemento che si slanciano verso l'alto rievocano quella sensazione di precarietà e di prigionia che non lasciano però morire la speranza. I monoliti di cemento sono coronati dal verde, da una vegetazione rigogliosa tra cui è possibile vedere a scorci il cielo, simbolo della libertà. L'asse dell'Olocausto, della morte, con le iscrizioni sui muri dei principali campi di concentramento e sterminio, conduce alla Torre dell'Olocausto. Si tratta di una specie di cripta, alta 24 metri, buia, fredda ed umida d'inverno e insopportabilmente calda d'estate. L'unica e piccola fonte di calore e luce è una feritoria posta in alto. Trovandovisi dentro, è possibile sentire i rumori di chi sta passando fuori. Evidente è il richiamo alla sensazione provata dagli ebrei nei campi di concentramento. Mentre nella torre si rievoca il silenzio degli ebrei, al contrario, poco più avanti, la sofferenza viene esternata. Camminando su una distesa di circa 10.000 facce di ferro dalla bocca sbarrata, ecco come si dia voce alle grida di dolore, che trovano eco nel luogo della stanza.
Il museo è un chiaro esempio di un'architettura emotiva che sfrutta ogni elemento, dalla pianta alla contrapposizione salita-discesa, per coinvolgere il visitatore, guidato lungo un itinerario inquietante, fin anche sofferto, mai indifferente, in un'esperienza a cui non si può sottrarre. Amplificando la terribile esperienza collettiva della Shoah, il Jewish Museum è una non architettura che mira a decostruire, in cui ogni dettaglio è studiato per provocare la sensazione di instabilità, di fastidio, di vuoto e di sospensione, per provocare insomma una reazione emotiva. Sentiamo il Museo Ebraico di Berlino come simbolo della Stella di Davide, come lo zigzag della saetta e anche come metafora della catastrofe che si è abbattuta su di un popolo e sulla storia mondiale, oltre che ebraica. L'indicibilità della Shoah si scioglie così nell'uso della metafora e produce, nell'opera di Libeskind, un'architettura aperta alla libertà interpretativa che non solo funziona, ma dice qualcosa in più, rimanda ad altro e si fa esperienza. Nel raccontare la storia, l'architettura diventa opera d'arte e l'esperienza artistica diventa memoria. Negli anni Ottanta, artisti tedeschi di altri paesi iniziarono a dibattere in maniera critica e creativa intorno a una modalità di accesso alternativo alla riflessione sulla storia nello spazio pubblico. Al centro di molti di questi progetti stava l'idea di rinunciare alla classica tipologia di monumenti orientati al maestoso, al posto dei quali sarebbero stati installati nello spazio pubblico appigli per la memoria, insoliti e sorprendenti. Questa ricerca di opere commemorative alternative era generalizzata e tuttavia si manifestò soprattutto in Germania con una serie di nuovi monumenti di memoria della Shoah. Le pietre d'inciampo, Stolpersteine, sottolineano in modo esemplare tale concetto. Davanti alle porte d'ingresso delle abitazioni di persone che durante il nazismo erano state deportate, delle pietre d'ottone sono incastonate nel selciato e ricordano i nomi dei deportati e il loro destino. Inciampando, Stolpern, su queste tracce, il passante viene stimolato alla riflessione. Una persona viene dimenticata solo quando anche il suo nome è stato dimenticato. Questo è il concetto e l'idea che traspare nel progetto dell'artista tedesco Günther Demnig, avviato nel 1995 a Colonia con l'installazione delle prime Stolpersteine. Tutti i 5.000 San Pietrini della memoria di Berlino sono stati mappati e raccolti in un sito internet, Stolpersteine Berlin. Il progetto, realizzato in collaborazione con le diverse associazioni distrettuali, permette di scoprire il posizionamento di tutte le pietre e di leggere le biografie delle persone ricordate dalle Stolpersteine. The Missing House è un progetto dell'artista francese Christian Boltanski, realizzato nel 1990 nella circoscrizione di Berlino-Mitte. Il lavoro di Boltanski si concentrò sul vuoto costruttivo di una casa nella grossa Hamburgerstrasse distrutta durante la guerra, nelle cui vicinanze, fino agli anni 30, era registrata un'alta percentuale di abitanti ebrei. L'artista effettuò ricerche d'archivio sugli originari occupanti della casa e scoprì che gli inquilini ebrei della casa erano stati espulsi o deportati dai nazisti. In memoria di queste vittime furono affissi sulle pareti degli edifici confinanti alcuni pannelli con i loro nomi, le loro professioni e il periodo in cui vissero nella casa. Tramite queste indicazioni, lo spazio vuoto della casa distrutta viene collegato ai suoi ex inquilini che riemergono, in tal modo, dall'anonimato e dal vuoto. Boltanski associò l'installazione alla presentazione dei dati della sua ricerca, che forniva informazioni supplementari sul destino dei singoli inquilini. L'obiettivo di Boltanski era quello di aprire in quel vuoto uno spazio della memoria che abbracciasse da un lato il luogo autentico ed emblematico, e dall'altro le ricerche sulle singole biografie con lo scopo di stimolare l'autonoma riflessione dell'osservatore. Il 30 gennaio 1933 Adolf Hitler conquistò il potere in Germania. A 80 anni dall'accaduto, il 30 gennaio 2013, si è inaugurato a Berlino il progetto Zerstörte Vielfalt, la diversità distrutta, che durerà fino al 9 novembre, data che ricorda la notte dei cristalli, l'evento che ha trasformato la discriminazione ebraica in persecuzione, aprendo la strada allo sterminio. Abbiamo trovato Berlino disseminata da pilastri rossi che riportano cartelli in bianco e nero, con volti del passato più o meno conosciuti. Sono biografie di oltre 200 persone, la cui vita è stata segnata dal nazismo.
non si tratta di semplici cittadini, ma di quei tedeschi che avevano contribuito a trasformare Berlino in una città unica, i cui tratti principali erano pluralismo, modernità e tolleranza. Berlino è così trasformata in un museo open air, in una sorta di mostra diffusa nelle piazze e strade della città che ospitano. Tramite questa installazione, Segni della Memoria, per dire con forza che la Berlina rinata di oggi vuole ridare cittadinanza a tutte le vittime di quel periodo, ricostruendo e facendo rifiorire la diversità, elemento distintivo della città senza le quali Berlino perderebbe la sua anima. Lo stesso Museo di Storia Tedesca partecipa a questo itinerario cittadino della memoria, proponendo la mostra Zerstörte Vielfalt, che ricostruisce il percorso della graduale ma incessante eliminazione delle diversità negli anni 1933-1938, mettendo in risalto i personaggi di spicco e i tragici avvenimenti berlinesi, per non dimenticare e perché conoscere i nomi e i volti è già costruire un legame. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 29 novembre 1947, la risoluzione 181 dell'ONU prevedeva la spartizione della Palestina in due zone, una ebraica e una araba. La risoluzione fu rifiutata dagli arabi, mentre il 14 maggio del 1948 David Ben Gurion a Tel Aviv proclamò unilateralmente lo Stato di Israele, annettendosi un terzo in più dei territori assegnati. Da allora si sono succedute numerose guerre e la pace è sempre stata un evento occasionale. Molti palestinesi affermano che la creazione di Israele, che definiscono Nakba, cioè catastrofe, li ha privati della loro patria e delle loro case. Gli ebrei israeliani, da parte loro, fondano il loro stato sulla memoria della tragedia che nel XX secolo li ha visti vittime, la Shoah. Sia gli israeliani che i palestinesi considerano questa terra la loro patria e ancora non si è riusciti a raggiungere un reciproco e condiviso riconoscimento. Il territorio di Israele è molto vario. Ha una fascia costiera pianeggiante, segue una zona di rilievi, verso nord. Il lago di Tiberiade e il Mar Morto, lungo il corso del fiume Giordano, formano due profonde depressioni. A sud, la regione desertica del Negev arriva fino al Mar Rosso. Gerusalemme è la capitale. Un'altra città importante è Tel Aviv, Jaffa. Il museo Yad Vashem è il memoriale ufficiale di Israele delle vittime ebree dell'Olocausto, fondato nel 1953, grazie alla legge del memoriale approvata dalla Knesset, il Parlamento israeliano. Il nome del museo, che significa un memoriale e un nome, viene dal libro di Isaia, capitolo 56, versetto 5, dove Dio dice: concederò nella mia casa e dentro le mie mura un memoriale e un nome. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Il museo, situato sul monte Herzl, nei pressi di Gerusalemme, è composto da una sala memoriale, un museo storico, una galleria d'arte, una sala dei nomi, un archivio, la valle delle comunità perdute ed un centro educativo. Presso il museo c'è il Giardino dei Giusti, dove vengono onorati i giusti tra le nazioni che, spesso a rischio della propria vita, salvarono degli ebrei dallo sterminio. Il 9 agosto 1953 viene inaugurato l'edificio e si apre una lunga stagione di ricerca e documentazione sullo sterminio e sull'antisemitismo, che ha fatto dello Yad Vashem il maggiore centro di documentazione sulla Shoah nel mondo. Esso rappresenta la giustificazione profonda dello Stato di Israele, la sua memoria e la sua identità. Il museo è l'edificio principale che taglia il Monte Herzl in due parti, rappresentando la ferita aperta della Shoah. L'ingresso monumentale, simile a quello di un tempio, simboleggia l'entrata nel sacro luogo della memoria. È diviso in 9 gallerie che si riferiscono alle differenti comunità ebraiche prima della Seconda Guerra Mondiale.
e alla serie di eventi storici che ebbero origine dall'ascesa del nazismo. Nella sala dei testimoni troviamo un'architettura cono, dove sono esposte le foto delle vittime, che si riflettono sul fondo in un pozzo, acquisendo simbolicamente vita nell'acqua rigeneratrice. Tutt'attorno i loro destini sono raccolti in un grandioso archivio che conta 125 milioni di documenti. All'esterno ci si trova nel giardino dei giusti. Chi salva una vita, salva il mondo intero, recita il verso del Talmud, riconoscendo circa 22.000 persone ricordate nel giardino con un carrubo, una pianta tenace, forte, che però fruttifica dopo molto tempo. Il memoriale dedicato ai bambini è una stanza completamente buia, illuminata soltanto da piccole candele che rischiarano le foto delle vittime, mentre una voce ne legge i nomi. Il memoriale utilizzato per le visite ufficiali dei capi di Stato è infine l'Hall of Remembrance. Sul fondo di questa stanza, illuminata da una luce perpetua, sono scolpiti i nomi dei campi di sterminio più tristemente famosi. All'esterno, un vagone e un troncone di binario provenienti dalla Polonia si stagliano, come sospesi, nel cielo. Sono lì a ricordarci che il museo ha forte valore simbolico e ideale, in quanto luogo di memoria che stabilisce tra la Shoah e Israele un legame di natura quasi ontologica. Lo Stato di Israele è vissuto come la vittoria su coloro che avevano pianificato lo sterminio ebraico e, associando il genocidio alla rinascita nazionale, Israele si afferma come nazione memoriale. Time can break your heart. Have you been?